A un anno dall'invasione della Russia all'Ucraina, il MART di Rovereto in Trentino presenta la prima mostra italiana su Maria Primacenko, artista UNESCO nel 2009. Esponente della pittura naïf ed erede di una tradizione folcloristica secolare, Maria Primacenko ispirò grandi artisti come Picasso, Matisse e Chagall. Nei suoi lavori mescola cultura popolare e arte moderna, risignifica l'iconografia della tradizione ucraina, racconta esperienze personali e sogni con animali fantastici, flora lussureggiante, simboli ancestrali. L'artista ridefinisce gli immaginari popolari e li rende universali. Il lavoro di Maria Primacenko si nutre di antiche tradizioni ucraine. Le sue immagini sono piene di una combinazione di percezione individuale del mondo circostante, della pittoresca natura ucraina, di racconti popolari, di canzoni, di rituali, di sincerità e ospitalità della terra ucraina. Con il suo stile riconoscibile, vivace, immediato, è stata amata da diverse generazioni che, a partire dalla prima metà del Novecento, hanno contribuito a costruirne il mito. A Trento, che è l'Italia della sua autonomia, della libertà, che esprime la sua condizione, io voglio ripetere le parole di Picasso. Mi inchino davanti al miracolo artistico di questa brillante Ucraina. Io ho iniziato a pensare che era importante far vedere i colori, la felicità, i ricami, il mondo dei bambini della Primacenko quando il 27 febbraio dell'anno scorso, un anno fa, un museo fu bombardato e sembrava che fossero perdute le opere della Primacenko. Quando invece di notte un curatore del museo è entrato, le ha salvate. Le ha salvate perché noi le potessimo vedere per sostituire le armi con le arti, nel senso che la pace, che è l'obiettivo importante che ricerca il Papa, è difficile ottenerla se tu, giustamente, a un paese aggredito dai le armi, perché le armi servono a combattere, a uccidere. I bambini giocano con le armi, ma alla fine esprimono la loro felicità e la loro libertà con l'arte. Ecco, sostituiamo l'arte alle armi e con questa mostra al Palazzo delle Albere mostriamo una donna straordinaria che è rimasta sempre nel suo piccolo paese vicino a Chernobyl, ha visto la tragedia della centrale nucleare e oggi fortunatamente non vede questa tragedia, ma è uscita da quella condizione e ci vuole portare con sé per andare nel paradiso della bellezza e delle forme, che è il mondo dei bambini sopra di noi. Il mondo si è salvato dai bambini e da Maria Primacenko con loro. Allestita negli spazi di Palazzo delle Albere a Trento, la mostra presenta circa 60 opere provenienti dal Museo Nazionale Shevchenko di Kiev. Sono davvero molto contento e onorato che le opere di Maria Primacenko sono esposte qui a Trento e Rovereto. Queste opere regalano felicità e allegria. E penso che l'arte e la cultura debbano dare la felicità alle persone, perché proprio la felicità e la gioia di vivere fa di noi delle persone. Vorrei che tutti sapessero che noi sappiamo essere felici, che vogliamo essere felici e spensierati, e sono sicuro che tutto si risolverà nel migliore dei modi.